È arrivata a Fano dal 6 al 15 febbraio presso Palazzo Bracci Pagani Carnevale a mattoncini Lego, una mostra pensata per sognare, divertirsi e riscoprire il proprio lato ludico, che permette di ammirare i dettagli di un mondo in miniatura attraverso lavori riprodotti interamente con decine di migliaia di mattoncini Lego. Organizzatore dello spazio espositivo, l'associazione Marche Brick, nata nel 2015, che ha lo scopo di promuovere sul territorio marchigiano opere e cultura delle famose costruzioni di origine danese. Stefano, lei è ambassador di Marche Brick. Che cos'è innanzitutto Marche Brick? Marche Brick è un'associazione marchigiana che raccoglie appassionati Lego di tutte le marche e organizza eventi sia per il sociale che eventi ludici per tutte le marche e le zone limitrofe. Siamo qui a Fano per la prima volta a esporre per il carnevale e stiamo avendo anche dei laboratori che ci permettono di interagire con il pubblico. Comunque alla base di ciò c'è tanta passione. Sì, diciamo che senza bisogno di chissà quali artifici riusciamo a rimanere giovani, perché la Lego comunque è qualche cosa che, per come la pensiamo, aiuta a ritornare bambini per un attimo. Naturalmente in quanto associazione siamo anche molto precisi, ma agli eventi facciamo venire fuori la parte giocosa che è in noi e che comunque attira sempre l'interesse di chi viene a visitarci. Possiamo dire che i mattoncini Lego sono entrati per una volta nella vita di tutti. Sì, è difficile che comunque non sia mai venuto fuori un set Lego nell'infanzia di noi tutti, perché comunque è sempre un regalo che ha sempre funzionato e vale ancora oggi. Chiaramente Lego nel corso degli anni, diciamo, ha voluto mantenere buoni rapporti con i bambini di 20 anni fa, e adesso ci sono tanti set da collezionisti che servono a tenere affezionata e viva la passione per quelli che negli anni 80 acquistavano i primi pezzi Lego disponibili in Italia. Una passione che accomuna intere generazioni, realizzata nell'ambito delle manifestazioni carnevalesche. Sabato e domenica, all'interno dello spazio espositivo, anche un laboratorio creativo che ha dato la possibilità a tanti bambini e anche agli adulti di potersi divertire in un piccolo mondo colorato. Oggi adulti e bambini possono acquistare anche ciò che costruiscono. Sì, esatto. Nel laboratorio che facciamo al piano di sopra c'è la possibilità di costruire liberamente, senza regole particolari, con l'opportunità poi, se la costruzione fatta piace, di pesarla, di acquistarla, in modo tale da avere un ricordo anche concreto dell'esperienza della visita al carnevale. Vostro prossimo impegno sociale? Questo è il quarto evento che facciamo dall'inizio dell'anno. Siamo stati alla festa della Befana Urbania, abbiamo fatto un evento molto importante in Umbria 2 settimane fa, e settimana scorsa eravamo a Folignano in provincia di Ascoli. Adesso ci prendiamo un po' di pausa, ma entro giugno chi ci segue avrà nuove informazioni sui nostri eventi.